Ciao a tutti, questo sarà il video sulla mia postazione make-up, infatti non mi inquadrerò perché dovete vedere solamente dove tengo i miei trucchi e dove li sistemo. L'ho pulita, sistemata, ho fatto un po' di sbarazzi di trucchi proprio ieri e quindi ci tenevo a farvi vedere tutto quanto, visto che era tutto in ordine. E nulla, ci tengo a specificare che tutti i prodotti che vedrete li ho comprati io con i miei soldi e alcuni ovviamente mi sono stati regalati da amici e parenti. Quindi iniziamo subito e non perdiamoci in chiacchiere. Questa è la panoramica generale della mia postazione. Non è chissà quale postazione make-up, però piano piano cresce. Questi barattoli che ho preso all'IKEA, non mi ricordo quanto mi sono costati, comunque sono dei barattolini carinissimi con questo dettaglio qua che a me piace da impazzire. E qua appunto ho sistemato tutti i miei pennelli occhi. Abbiamo Kiko, Peggy Sage, anche alcuni del mercatino, Essence, Wycon, Shaka e via dicendo. Poi in quest'altro barattolino uguale ho riposto tutti i miei pennelli viso, quindi abbiamo questo qua per la cipria, questo qua che utilizzo per il contouring, blush, fondotinta e alcuni più piccini. Poi qui abbiamo le mie palette perché non sapevo dove metterle. Comunque questa qua è vecchissima. L'ho da quando ero piccina, penso sui 12 anni, e con questo ho iniziato a truccarmi. Ve la faccio vedere perché non la butto semplicemente perché è un pezzo di cuore, mi ci sono affezionata perché con questa appunto, come ho già detto, ho iniziato a truccarmi. Infatti è strautilizzata. Poi ho la Naked 2, la Naked 1, che è la mia preferita tra le palette che ho, e poi ho la Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar, e questa l'adoro semplicemente per il profumo che fa, che è meraviglioso. Ho messo un sacchettino della MAC vuoto perché non lo so, mi faceva molto piacere tenerlo qua nella mia postazione. Qua ho dei profumini tipo questo qua che utilizzo solamente in occasioni particolari o la sera quando devo uscire, devo fare qualcosa di diciamo particolare. E questo qua invece che adoro, mi è stato regalato dalla mamma di una mia amica, è stra-amo per utilizzarlo appunto tutti i giorni. E poi qua c'è il mio specchio e qua ci sono io. Questi cassettini li ho presi da Brico, se non mi sbaglio, per 6 euro l'uno, e in ogni cassettino ho suddiviso i trucchi. Allora, abbiamo tutte le matite occhi e gli eyeliner. Questo qua è un pennarello per le sopracciglia che già vi ho fatto vedere. Poi abbiamo appunto diverse matite come Essence, Kiko, ombretti in diciamo in penna, come questo qua che amo. Poi abbiamo diversi liner glitterati, questi qua sono di Wycon, di Debby, eyeliner vari, questo qua di Wycon, questo qua è un Kajal della Debby bianco. Poi abbiamo questo paint pot della MAC, che per ora è la mia base preferita per occhi ed è il sottocre. Poi abbiamo questo illuminante qui che utilizzo per l'arcata sopraccigliare della Kiko, e da una parte c'è appunto la parte matte e dall'altra shimmer. Poi ho tutti questi matitoni qui, ombretti a matita, non so come si chiamano, della Kiko, che adoro per quando devo fare un trucco super veloce. Poi abbiamo questo cassettino qui con dentro tutti i miei fondotinta e correttori viso, quindi abbiamo Maybelline, Essence, Mesauda, Urban Decay, L'Oreal, MAC, una cipria dell'Avon, la mia cipria preferita della Mesauda che non c'entrava perché è troppo grande, e poi abbiamo correttori di Kiko, la base di Essence che la utilizzo come correttore perché è troppo aranciata.
Scusatemi, si era spenta la videocamera. Comunque, dicevo, in questo cassettino qui ho tutto ciò che riguarda le labbra, quindi i rossetti, le matite. Allora abbiamo MAC, Kiko, Essence, Wycon, le Stay Matte di Essence, poi abbiamo Wet n Wild, diverse matitine, queste qua sono di Wycon, Kiko, insomma diverse. Questa qua è una palettina di lucida labbra che mi è stata regalata da una mia amica per Natale, se riesco vi faccio vedere. Ok, questa qui con tutti i rossetti sul fucsia rosso, molto molto bellina. E poi qua sotto troviamo tutto ciò che riguarda il viso, le polveri per il viso, e abbiamo questa qui che è una terra della Essence e adoro per il suo profumo al cocco, e la utilizzo moltissimo in estate. Poi abbiamo il Soft and Gentle della MAC per Wycon, questa qui ho preso al mercatino ma è vecchiotta, non la utilizzo più praticamente, è troppo scura. Poi abbiamo l'Aula di Benefit, un illuminante Kiko, Catrice, questo fondotinta in polvere qui che non mi piace per niente. Poi blush Mesauda, Cipria Mesauda, Astra, Kiko. Questo blush che utilizzo come base perché non mi piace molto da solo, dell'Essence. E poi qua c'è un blush che sto praticamente terminando, c'è un grosso buco e sono stratosoddisfatta dell'Essence, mi piace tantissimo. Poi passiamo subito all'altro cassettino. E qui ho i miei mascara, che devo dire che è un cassettino molto povero perché ho buttato molti mascara che erano asciutti, quindi va sicuramente riempito di nuovo. E questo è il mascara che utilizzo per ora tutti i giorni, mi strapiace. Poi c'è questo qua di Kiko che non mi piace molto, e questo qua waterproof di Essence. Poi c'è un mascara colorato di Kiko, e questi qua, questi tre non mi piacciono, non li utilizzo mai, a meno che non devo andare in qualche posto per mezza giornata, me li porto dietro per terminarli. Poi qui troviamo tutto ciò che riguarda gli occhi, gli ombretti. Qua abbiamo una palettina di Kiko che ho fatto io ora, ok, e abbiamo questi colorini qua, questo è strautilizzato, mi si è pure rotto da un lato, però sono colori strabelli. Ora in videocamera non si capisce niente, però vi assicuro che sono bellissimi. Poi abbiamo Sephora, Wycon, Essence, Debbie, H&M, ombretti di Kiko, c'è un'altra palettina Debbie, questi qua di Kiko, rosa e celeste là in fondo, li utilizzavo quando ero piccina, però li devo buttare perché non mi piacciono più. Questo è Essence, ombretti in crema della Wycon, pigmenti vari di Essence, Astra, questa base qui che mi è stata regalata quando ho preso la Naked 1, se non mi sbaglio. Poi in questo cassettino troviamo tutti i campioncini, la Hoola in crema di Benefit, qua c'è un altro campioncino della Benefit, un campioncino per pulire i pennelli della Beauty & Trend Professional, questa è una crema corpo. Poi abbiamo il piegaciglia, il K-Brown, questo qua che utilizzo per la Shimmer Powder di Kiko, questa spugnettina qui che ho pulito e quindi la rimetto qua fin quando non la dovrò utilizzare, fondotinta del Libre Rocher, campioncini di profumo, di shampoo, di bagnoschiuma e via dicendo, che io tengo qua così in tal caso quando devo partire mi porto i campioncini quando si tratta di 2 giorni. E poi qui infine abbiamo il cassetto dedicato alla skincare,
Quindi abbiamo queste salviettine struccanti qua della Clinians, l'Hydra Basic, che non mi piacciono come salviettine struccanti, infatti le utilizzo per pulirmi le mani quando metto fondotinta o correttore con le mani. Poi abbiamo il roll-on di Essence, che utilizzo quando mi sveglio la mattina presto e ho bisogno di una botta di vita negli occhi. Questa crema qua della Vivi Verde Co, che non mi piace per niente, però è ancora sana, aspetto proprio di finirla per non ricomprarla più. Poi ho questo profumino qui della Kiko, che utilizzo quando devo partire. Poi ho questo Labrosan emolliente, che è buonissimo, è un burro cacao per le labbra dal profumo veramente buono buono buono. Ho un altro burro cacao della Vivi Verde Co, anche questo mi piace. Ho il Blistex, che utilizzo quando ho veramente le labbra screpolatissime. Poi ho uno scrub viso della Geomar e salviettine struccanti della Laurella e della Vivi Verde Co, che sto terminando, forse ce n'è una a pacco. La pinzetta è una crema notte dell'Avon. E poi qua sopra ho la palettina della Kiko, che ancora devo riempire perché non ho avuto modo di riempirla prima. Poi qui in questo espositore ho i rossettini della MAC, e li tengo appunto qui perché mi piace vederli. E nulla ragazze, questo era il video della mia postazione make up. Io spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!